l'aspettava, secondo me. Ascolta. Buonasera a tutti. Diciamo che io ci speravo. Ah, ci speravo? Sì, perché questa trasmissione l'abbiamo condotta insieme. In un certo qual modo, sì. Intanto, allora, bellissima. Oh, ciao. Ciao. Da adesso in poi scatta Domenica Connect speciale. Lo sapevo, io lo sapevo, io lo sapevo. Sì. Va bene, allora sta zitta, mi siedo. Mettiti comoda, con questo con cosa... Ah, grazie, maestri. Tac. Allora, come va? Sei un po' nervosa? Certo. Devi esserlo, perché adesso devi sapere che succederà un po' di tutto qua. Ma guarda. Ci saranno, spero, delle belle sorprese, avremo tante cose da dirti, tante cose da mostrarti. Intanto ci sei te. Ma io sono l'intorno di qualcosa, qualche mente diabolica dei nostri amici attori. Allora, okay. Dunque, io ti ho intervistato l'ottobre dell'anno scorso al tuo compleanno. Sì. Nel frattempo mi sono tagliato una mano. Sì. Nel frattempo ti sei ammalata di Covid. Sì. Nel frattempo mi hai chiamato per sostituirti ed è stato un onore gigantesco. Grazie, e man mano l'hai fatto benissimo. Non mi ringraziare perché è stato un piacere. Okay. Fammi finire che devo portare avanti questa baracca qua, perché sono emozionato. E siamo arrivati al 6 di giugno. In piedi. In piedi, sani e salvi, e questa è la cosa più importante. È cambiata da ottobre dell'anno scorso la nostra cara Francesca Fialdini? Certo. Cosa è cambiato in te? Sono diventata intollerante nei confronti della solitudine, ne abbiamo patita fin troppa. Sono diventata più coraggiosa, so quello che voglio con più chiarezza. Quindi non la mandi a dire adesso, perché a 41 anni è chiaro. Non bisogna più avere delle balle, come si dice dalle mie parti. Bravo, e ho una gran voglia di costruire. Brava, e io farei un applauso. Perché questa è una sottolineatura importante. Allora, io non so adesso, c'è quello che io penso, amici autori. Qui nessuno sa niente. No, ma qua è un... Neanche loro sanno. C'è, sì? Ah, perché insomma, io ho cercato di portare avanti questa sorpresa e ce l'ho fatta con, naturalmente, l'aiuto dei nostri amici. Cos'è questa qui? Cosa ti ricorda? Oddio! No, vabbè, questo è Topazio, cos'è? Questa, sì, è Topazio. Quindi tu seguivi tanto questa... Cioè, tu sei cresciuta con questa... Ma sì, ma perché devi sapere, Filippo, ascolta, io ho una nonna pazzesca che si chiama Gianna, che sicuramente ci sta guardando. L'ho conosciuta, ciao nonna Gianna. Lei guardava tutte queste serie televisive e telenovelas, eccetera. Io passavo tanti pomeriggi da lei e quindi conoscevo tutti i personaggi delle telenovela, anche argentine. E Topazio, cioè Grecia Colmenares, era una di queste. Ma secondo te, noi, con tutta la nostra conoscenza, potevamo farci mancare la mitica Grecia Colmenares che sta qui? Dove sta? Non è possibile! Guarda! No! Grecia, come stas? Ciao, come stai tutti? Ciao! Ciao! Bienvenida! Che ti hablo in spagnolo o in italiano? Grazie. Italiano, sì. Italiano, perfetto. Se mi sbaglio con qualche parola mi dice ciao Francesca. Ciao, ciao, è un piacere, sai, parlare con te, perché una volta Filippo... È il tuo mito, ma non girarti verso di me, girati verso di lei. Ma ti devo dire una cosa. Ma no, Grecia, ascolta, una volta io ho detto alla mia nonna, nonna, ma chi devo invitare per diventare veramente una conduttrice televisiva di successo, no? E lei mi ha detto, invita Grecia Colmenares, hai capito? Grecia Colmenares, ed eccola qua, però l'ho invitata te, vale lo stesso. Ma io ho fatto, caro mio ragazzi, sono dovuto andare là, in Venezuela. Parlare con lei, convincerla. E poi sono tornato qua e insomma, tu hai il tuo mito davanti adesso. Cosa ti verrebbe da chiedere? Ma sicuramente vorrei sapere da lei intanto come sta e poi se le manca Topazio. Ok. Ti Grecia. Manca? Francesca, prima voglio salutare a tutti voi. Tanti tempo con questo virus che ha sido terribile e a tutti gli italiani, a tutti i fans di tutto il mondo. E sono felicissima di stare in tuo programma e di darti questa sorpresa
E noi abbiamo parlato in privato per Instagram, ti ricorda? Sì, certo che mi ricordo. Tanti tempo. Niente, mi sento bene, voglio già viaggiare, uscire. Oggi la produzione mi ha detto, e c'è qualcuna persona vicino a te? No, non posso. Nessuno vicino a me. Sono qui di vacanza, non avevo il vaccino, entonces devo aspettare un po', fidarmi. Ma torni in Italia, torni a trovarci in Italia? Se Dio voglia, sì. Allora ti aspetto qui per la prossima edizione. Grazie. Non se speramos a Grecia muy pronto. Noi se speramos, chiaramente. Grecia. Sì, è una opzione incredibile. Te queremos mucho y te abrazamos con tanto corazón. Gracias por estar con nosotros. Come lui. Ciao, un saluto a Venezuela. Ciao. Grazie, grazie. Auguri a tutti. Molta salute. È lo più importante. Ciao, cara. Grazie. Grazie. Ora sono importanti anche io per la mia nonna. La tua nonna adesso cosa starà... È impazzita mia nonna. Adesso è impazzita la nonna. Tra l'altro siamo riusciti a trovare anche il gatto, che era una cosa che... Poi vi spiegherò poi separatamente cosa è successo col gatto. Gli ho raccontato tutto a Filippo. Volevo sapere quanto è stato faticoso portare avanti questo programma che tu conduci in maniera straordinaria. Ma le difficoltà sono state tante, perché il Covid ha imposto tante regole. Noi per esempio abbiamo perso, no, la narrazione delle storie di gente comune, perché chiaramente con le regioni che non si potevano, cioè non c'era libertà di movimento. Era tutto a distanza, purtroppo. Era tutto a distanza. E anche l'efficacia di un racconto magari molto bello poi in collegamento si perde. Sì. Allora abbiamo cercato di tenerle per l'anno prossimo, per quando le cose andranno un po' meglio. Ci siamo concentrati più sugli aspetti positivi di cui avevamo tanto bisogno, no? Per energia positiva da mettere in circolo. È nata questa stagione così diversa ma anche entusiasmante, perché ci siamo fatti coraggio gli uni con gli altri. Devo ringraziare tanto la mia squadra, miei giovani ragazzi, giusto, poi Max Novaresi e tutti gli altri autori che ci hanno permesso, insomma, di andare in onda la domenica. E lasciamelo dire, conquistare anche un po' di pubblico, perché grazie a loro se ci sono stati dei risultati importanti quest'anno. Quindi tu, senza volerlo, hai spoilerato già per il prossimo anno. Perché il prossimo anno sarà io metto le mani avanti, diciamo che sono positiva. Le mani avanti. Hai fatto bene. Perché adesso noi facciamo girare quella ruota, che giri solo quella roba lì e che non giri altra roba. Che non ci girino le scatole. Allora, tra web, fiction, figli e un libro, senza offendere nessuno, io ti farei ascoltare una voce. Senti. Pronto. Mia Francesca Fialdini preferita. E che cos'è lavorare con amore? È tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato. È costruire una casa con dedizione, come se dovesse abitarla il vostro amato. È diffondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito. Spesso vi ho udito dire: chi lavora il marmo è più nobile di chi era la terra, o chi afferra l'arcobaleno e lo stende sulla tela in immagine umana è più di chi fabbrica sandali per i vostri piedi. Ma io vi dico che il vento parla dolcemente alla quercia gigante come al più piccolo filo d'erba. E che è grande soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto, reso più dolce dal proprio amore. Il lavoro è amore rivelato. Evviva! Bella! Questa. Di Gibran, il profeta. Gibran l'ha pensata perché è la tua fotocopia. Si segga, maestro, perché un si programma, segga. Un programma si può fare riempiendo un palinsesto, sì, o si può fare trasformando la voce del vento in un canto. No? Bellissima, stai immagine, bellissima. Sei tu, eh? Sei tu. Sì, sì. Perché lui aveva letto un'altra poesia di Pablo Neruda
E poi ha letto questa e a tutti noi ci è sembrato che fossi proprio tu. Grazie ragazzi. No, devi ringraziare Ghibram e lo zio Giovanni. Beh, Giovanni, insomma, tu sei impegnatissimo, cosa ci fai qui? Chi ti ha chiamato? Io ho dormito qua tutta la notte. Dì che ti ho chiamato, io ti ho fatto dormire qui. Ti ho chiesto il favore. È rimasto nelle sedi Rai approfittando della sua. Sono contentissimo di stare qui a fare questa festa. Ma che è proprio una vera festicciola. Per onorare lei, ma senza offendere nessuno, vuoi dirci cos'è sta roba qua, di sto libro? Infatti, perché è la tua esperienza. È un libro che ho scritto adesso. E nasce dal fatto che io ho vissuto insomma, in una famiglia di gente tutta bravissima, buonissima, tutti buoni, i miei genitori buoni, e ogni volta che arrivava qualcuno a casa a cena ci dicevano, prima che entrasse, ci dicevano se era cattolico, se non era cattolico, se era di destra, se era di sinistra, e quindi bisognava stare attenti a non offenderlo. Esatto. E io sono nato con questa, cresciuto con questa angoscia profondissima. Quale sarà la risposta giusta? Esatto, quale sarà la risposta giusta? E quindi ho dovuto scrivere questo libro per sfogarmi e offendere tutti. Finalmente! Proprio a ruota libera. Ci ho pensato un secondo. Che dirti? Grazie, hai letto magistralmente la poesia. Lei ha apprezzato. Vogliamo tutti che sia contenta lei, se no siamo rovinati. Ma non è vero! Non è vero. Grazie di essere stato qua. Grazie a voi. Aver fatto questo regalo. Già via. Ci vediamo su Rai 1 con Doc 2. Due, vabbè sì, ma questo fra poco, adesso. Ma mi hanno chiesto di spoilerare, quindi... Lui fa tutto quello... Oh, lui oggi è il conduttore. Ma lui è No, ma dopo qui tolgo tutto perché prepariamo la scenografia di sabato e domenica con Neck. Poi vabbè. L'ha detto, ragazzi! Ah, ci sei nel libro, Tu ci sei nel libro, sei citato. Sì. Sì, ho citato... Ma non mi hai offeso però nel libro? Per forza. Porca miseria. Offendi proprio tutti. Ma come si intitola sto libro? Senza offendere nessuno. Senza offendere nessuno, nemmeno Francesca Fialdini. Grazie, grazie Giovanni. Via. Grazie. Ciao. Grazie. Oh, veloce, ma mi ha fatto piangere. Ammazza. Sì, sono stati versi veramente toccanti. Poi... Giovanni li ha letti in maniera straordinaria, prima ce l'aveva letta dietro le quinte e qui ci ha messo proprio il peso specifico a ogni frase, devo dire, Libera, veramente bravo. Aiuto, proprio straordinario. Ma la tua mano come sta? La mia mano c'è, ci sono ancora tutte e cinque le dita, quindi sorvoliamo, va tutto bene. Sta bene, tutto a posto? Sì, sta meglio. Sta meglio, è contenta di essere qua anche lei. Cara Francesca, eccoci. Adesso noi quando stiamo per... Giù... Quando guardo le cue card... Sembri la mia prof di matematica, che quando doveva interrogare... Cara Francesca, così. Interroghiamo! No! Allora, non è finita, perché io adesso ho preparato, assieme ai miei amici autori, le eminenze grigie del programma, un riassunto di tutto quello che è andato... Quindi preparatevi, perché dovrete stare sul divano ancora per un po'. Beh, sì. Cioè... Ci sarebbe voluto un'ora e mezza, ma io ho concentrato tutto in 120 secondi. Bravo. Il riassunto di Da noi a ruota libera. Guardate un po'. Guardate che meraviglia, questo studio è tutto nuovo. Siamo qui negli studi di Fabrizio Frizzi a Roma. Ci sono tante persone che vorrei presentarvi, ma lo farò piano piano. Cominciamo il programma. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Queste storie che ci fanno vedere la bellezza che c'è intorno a noi, non soltanto tutto questo che adesso ci crea così ansia, così preoccupazione. Ti vogliamo bene, ci manchi tanto, un bacio, il babbo. Vedo che è già collegata con noi da casa la padrona di casa, Francesca Fialdini. Ciao Franci! Ciao! Ciao! Non vi nascondo che sono stati momenti molto molto difficili quelli. Il bene che mi avete trasmesso, la grinta, il coraggio, la gioia di vivere, il buon umore che mi avete trasmesso mi ha permesso di far girare la ruota. Sei importante, sai,
Sei l'inferno ideale che sa fare vivere un angelo. Aissa, issa, issa, accala, cala, cala, accosta, accosta, accosta alla salute nostra. Okay. È che la felicità è possibile, ma bisogna volerla afferrare, non lasciarla andare perché si ha paura. Afferrate la vostra felicità. Brava Franci. Oh, bravi tutti, bravi tutti. Bravi tutti.